L'ultimo gioiello del Vietri non può spegnersi così. È un coro di proteste unanime, quello delle associazioni che da sempre si spendono per la difesa della sanità pubblica e dell'ospedale di Larino. L'ultimo gioiello è la camera iperbarica, eccellenza del territorio e da sempre punto di riferimento per il centro-sud, che però ora rischia di chiudere per assenza di personale. L'unica anestesista in forza alla struttura a luglio andrà in pensione e se non verrà trovato un sostituto l'impianto verrà spento. Sotto accusa la mancanza di programmazione sul territorio. Davanti al Vietri c'è stato un sit-in di protesta a cui hanno partecipato comitati e forze politiche. È un servizio che serve non solo al Molise, ma da gente che arriva dalle Marche, dall'Abruzzo e dalla Puglia. È una ricchezza, diciamo, del centro-sud Italia, non è solo nostro. E quindi è mobilità attiva, qua parliamo di soldi che arrivano nella nostra regione, in un servizio pubblico, non privato. Non si può vivere così nell'insicurezza, nella paura di dove andare a curarsi. Questa struttura ci serve per curare i nostri figli. Non molleremo mai, perché è importante, la camera iperbarica serve a tutti. È l'ultimo gioiellino che ha il Vietri. Se hanno intenzione di spegnerlo, di rubarlo, stanno facendo del male a un'intera collettività. Il sindaco Pino Puchetti è fiducioso che l'ASREM riesca a trovare personale necessario, tuttavia lancia un appello. Siamo in piazza qui perché dobbiamo sempre mantenere attenzione sulla sanità, perché in questo momento è un momento cruciale. È un momento in cui si dovrà elaborare il prossimo piano sanitario, il 2021-2023. Sono stati nominati nuovi commissari e quindi io penso che questo è un momento importante per porre le basi per la futura riorganizzazione sanitaria. E questa volta non possiamo sbagliare. Importante, secondo me, è la richiesta di riazzeramento del debito sanitario. Questo è il punto di partenza e io penso che sia importante organizzare un piano dove si punti sulla qualità dei servizi sanitari. Resta la necessità di dare un nuovo futuro al Vietri, magari facendolo diventare centro regionale di riferimento per le malattie infettive, come sottolineato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Iorio. Io credo che sia una questione che non va messa nel dimenticatoio. Fanno bene le associazioni a riprendere il discorso. Io sono disponibile a fare questa battaglia in qualsiasi momento si presenterà l'occasione, anche con il nuovo commissario, per rappresentare una soluzione del Vietri come la soluzione di tutta la problematica delle malattie infettive nel Molise e nelle aree vicine. Al sit-in c'era anche la deputata ex Movimento 5 Stelle, ora Gruppo Misto, Rosalba Testamento, intervenuta in aula a Montecitorio nei giorni scorsi proprio sulla questione della camera iperbarica. La battaglia per la sanità pubblica deve essere una battaglia che ci vede tutti uniti. Larino è una struttura d'eccellenza, è stata molto penalizzata. Io sono cresciuta a Venafro, dicevo anche prima, e ho vissuto anche cosa significa lo smantellamento di una struttura ospedaliera. È una cosa molto dolorosa che crea anche molta insicurezza e anche ha dei risvolti molto forti anche sotto l'aspetto economico.